Salve a tutti ragazzi, oggi parleremo di clipper, ovvero di trimmer e di finale. Guardate la Wall, che magnifico regalo mi ha mandato, un pacco enorme. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Partiamo subito con una Hero Trimmer Fire Style della serie 5 stelle. Prima di aprire andiamo a leggere cosa c'è scritto. Contengono 3 spessimetri, la lama è a T, ci serve tantissimo per le definizioni, per fare gli hair tattoo, per facilitarci tutto ciò che è il dettaglio. Oltretutto la lama può essere regolata a 0, quindi la si può abbassare un pochettino, avvicinare la lama al pettine. Fate attenzione quando fate questa cosa perché può diventare tagliente. Io consiglio sempre di provarla prima sulla vostra mano e poi di metterla in pratica sui vostri clienti. Ragazzi, questa qua è una macchinetta a filo, quindi va applicata sulla corrente, non è una cordless, è una trimmer, quindi ci aiuta tantissimo sulle sfumature, ci aiuta a portare quasi a 0 per poi utilizzare il finale, e dopo vedremo anche il finale. Apriamo il cartone all'interno, troviamo gli spessimetri, 3 spessimetri che partono da 1,5 fino ad arrivare, c'è scritto semplicemente 1,5 e 1/2. Proviamo subito il cacciavite, che ci serve per regolare le vitine che dopo vi faccio vedere. I 3 spessimetri, come vi dicevo prima, che parte da più lungo, medio è corto, 1 piccolo/2 è più grande, questo qua si vede proprio, 1/2 che è medio, e poi c'è 1/2 che è un po' più piccolo. Poi contiene anche un piccolo olio con una spazzolina. Ragazzi, questa è una cosa importantissima: dopo l'utilizzo mettere un poco di olio, non ne mettete tantissimo, e poi pulite con la spazzolina, così andate a togliere tutti quei peli che si incastrano tra il pettine e la lama. Poi vediamo che c'è la nostra clipper, che adesso vi prendo subito. Eccolo qua, io già l'ho attaccata al filo. Il design veramente straordinario, bella cromata, molto leggera, già il copri lame proprio per salvaguardare le lame nel viaggio durante i nostri eventi che ci spostiamo, oppure dobbiamo andare a tagliare i capelli a uno sposo, perché no. Oltretutto il cacciavite sempre appresso, ragazzi, perché durante i viaggi si spostano le lame e può diventare pericoloso. Guardate, la lama è a T, oltretutto vi ripeto, si porta a 0, quindi arrivando a 0 può aiutarci dopo a passare il finale. Questa è una cosa che consiglio sempre io. Accendiamola, sentiamo il rumbo. Bella silenziosa, ma percepisci subito la potenza. Ovviamente con il filo la potenza arriva subito. Voilà, il filo secondo me sarà oltre 2 metri sicuramente. Questo ci dà la possibilità di poter girare tranquillamente intorno alla nostra sedia, intorno al nostro cliente. Detto questo, lo dobbiamo vedere solo a Roper, la vedremo nei prossimi giorni. Incuriositi di questo, andiamo a vedere cosa c'è ancora all'interno del pacco. Eccolo qua, il finale che tante persone oggi conoscono. È un finale con lame molto delicate. Molte volte mi arrivano tanti messaggi: Andrew, ma anche a te capita che si può irritare la nuca quando lo passiamo sulla nuca? Può capitare, ma se tu arrivi a 0,4 o a 0 con una trimmer, questo non succede, perché le lame ti dureranno sicuramente molto di più. Se superi quella lunghezza può diventare molto pericoloso. Apriamo e vediamo che porta anche una basetta, vedete, bellissima questa, si ci può attaccare il filo per metterla subito in carica. Faccio vedere, vedete? Bella, questa è una cosa molto molto comoda che la Wall ha pensato apposta per noi. Oltretutto ha anche il salvalame, e sentiamo subito il rumbo. Bello potente, la testina mi dura veramente un sacco. Dovete fare queste piccole accortezze, pulirla sempre, ci sta un pulsante qua di espulsione, premete il pulsante, andate con un phon a pulire un po' le lame, oppure igienizzarle con dello spray apposta, pulire leggermente le due testine e dopo riponete tutto sopra come avete fatto per aprire. C'è anche lo spazzolino all'interno apposta per pulire le lame, deve essere uno spazzolino molto delicato. Ovviamente porta anche il filo con attacco per mettere in carica il finale e potete continuare a lavorare in piena serenità. Andiamo a leggere cosa c'è scritto sullo scatolo. Le lame non irritano se facciamo le giuste accortezze. Un altro consiglio che vi do io: di asciugare bene sul collo. Se passate il finale con la nuca molto bagnata vi si può irritare, utilizzate una polverina e dopo passate il finale. La lama veramente vi dura tantissimo. La batteria è al litio, la si può mettere in carica quando ci pare, non è che devi scaricarla per forza che perde la memoria. La batteria è al litio e va bene, tranquillità. In più può essere anche attaccata al filo, come vi dicevo prima, che si scarica e automaticamente la mettete in carica. Anche questa fa parte della Firestyle 5 stelle, uso professionale, ma non è detto, non si può utilizzare anche a casa. Ho molti clienti che non amano utilizzare la lama, per praticità utilizzano il finale. Penso di avervi detto tutto ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e al prossimo video. Ciao ragazzi.